si chiama Roseto da Vivere e ricco cartellone di eventi che prenderanno il via già a partire dal prossimo 22 aprile per le vie della Città delle Rose, mostre, spettacoli teatrali, enogastronomia, festival, concerti e sport, un cartellone work in progress, aperto anche agli eventi che non sono ancora stati programmati. Manifestazioni di altissimo spessore che saranno gestite anche insieme alle realtà associative e territoriali. L'obiettivo è quello di trasformare il comune costiero in un grande contenitore di eventi in grado di attrarre turisti e non solo. Certamente un gran lavoro della squadra, come dicevo in campagna elettorale, con un tempo rapido. Siamo usciti in questa settimana di Pasqua con un calendario che è costituito dal meglio che la nostra città oggi può offrire. Ai turisti tanti ci auguriamo che verranno e che affolleranno la nostra splendida costa, lo faranno sicuramente perché Roseto è bella, attraente e attrattiva, ma con questi eventi che sono appunto la programmazione, la calendarizzazione di una serie di eventi che l'assessore Mastrilli, la consigliera del Piglio, ma tutta la squadra di governo ha inteso mettere a rete. Ecco, questa rete appunto che oggi non si chiude ma rimane aperta, una grafica nuova, una comunicazione digitale con un QR code che rilancerà in maniera costante l'aggiornamento degli eventi, quindi chiunque oggi anche mi sta ascoltando vuole far parte di questo programma attraente e attrattivo, basta mettersi in rete con l'amministrazione, essere parte di questa rivoluzione direi turistica e di eventi per Roseto. Ci saranno tante novità per il territorio, non solo. Beh, metteremo insieme quello che dicevamo, Roseto del turismo e dei turismi, eventi sportivi, eventi culturali, eventi musicali, eventi micro ma anche eventi macro, eventi dovuti dedicati ad una popolazione in età più adulta, vogliamo dire, ma anche eventi verso i giovanissimi che non scordiamo hanno bisogno di incanalare le loro energie verso il meglio e non verso il degrado. Insomma, eventi per tutti. Un ringraziamento alle associazioni, ai commercianti, agli albergatori, ai balneatori e a tutti coloro che hanno collaborato e collaborano. Collaboreranno. Noi siamo davvero la città di tutti.